E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vedremo l'SMG leggendaria Smog. Per poterla ottenere dovrete sconfiggere Scourge, la metà, alla breccia del guardiano, quindi alla strage. Per una guida su dove trovare questo boss, come sconfiggerlo e tutto, vi lascerò qua sotto in descrizione i miei link a quelle che ho già preparato. Detto ciò, andiamo quindi a vedere quella che ho ottenuto dalla mia farm a cui ho rimosso la consacrazione. Cash Infused Executive Smog. Danno 11.706. Precisione alta, maneggevolezza altissima. Tempo di ricarica normale, tendenza di fuoco normale, pezzo caricatore 45. Ce l'ho nella mente. Livello Caos 10, più 10% danno colpo critico, più 277 danno arma. Il danno è amplificato mentre lo scudo arma è attivo e ha capacità massimi. Capacità scudo 46.166. Il danno inflitto allo scudo frontale amplifica il danno dell'arma. Allora, il funzionamento di quest'arma è molto semplice. Se si spara normalmente è un SMG comunissimo. Se si va a sparare mirato, spara colpi potenziati che infliggono il 250%, quindi 2x5 volte il danno normale dell'arma. Questo bonus è attivo solo mentre si mira e solo mentre lo scudo dell'arma è al massimo. Nel caso non miriate, nessun bonus. Nel caso prendiate un qualsiasi danno mentre state mirando e sparando, dovrete aspettare la ricarica dello scudo per poter riavere questi danni potenziati. Andiamo quindi su Athenos a vedere se il danno è sufficiente. Eccoci arrivati. La mia build va a potenziare le pistole e le armi Vlado, quindi non influenzerà minimamente il funzionamento di quest'arma. Detto ciò, andiamo quindi a pushare e vediamo. Ricordatevi che non possiamo prendere danno e infatti l'arma ha già preso danno e gli effetti potenziati non sono più presenti. Quindi dovremo andare ad aspettare che effettivamente non l'arma si ricarichi mentre possiamo fare qualcos'altro. Praticamente bisogna sparare di nascosto e comunque mi hanno già danneggiato il danno dell'arma, quindi non funziona più. Insomma, è un po' un problema utilizzarla. Sarebbe molto più facile se fosse finché lo scudo è sopra il 50% di energia dell'arma. In questo caso sarebbe estremamente più semplice perché non avremmo problemi. Altrimenti siamo costretti a fare qualcosa del genere, come si faceva un po' con Borderlands 2 per l'aim assist. Però non mi pare una gran idea, diciamo, a livello di gameplay, mirare e togliere la mira continuamente. Quindi, per il momento, per me quest'arma può essere approvata solo ed esclusivamente su una build che vi rende praticamente visibili. Quindi sto pensando a un flak con l'animale che va a attirare continuamente l'attenzione e flak è invisibile. Altrimenti quest'arma la vedo abbastanza inutile, anche perché senza i danni potenziati fa poco. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roid è tutto, ciao a tutti!